Marco, oggi trasformazione rispetto a gara 1, a cosa è dovuta secondo te? Ma allora, io penso che rispetto a gara 1 siamo stati più cinici in alcuni momenti, perché secondo set abbiamo avuto opportunità, nel quarto set abbiamo iniziato molto bene e poi ci siamo lasciati scappare il set, quindi oggi siamo stati cinici. Ho fatto vedere alle ragazze la differenza di gara 1, che è stata sulle palle slash in battuta. Oggi siamo stati concreti. L'altra volta Conegliano ne ha fatte 10 mettendo a terra 10 palloni, e noi 5 mettendo a terra 1, con due palloni nel secondo e nel quarto, cioè quelli che poi sono costati la vittoria, perché il tie break è sempre un qualcosa a sé. Battuta, muro, difesa, soprattutto difesa, ha funzionato molto bene e deve essere importante per noi ricordarci questi aspetti, perché a Conegliano ci aspetta un avversario che vorrà aggredirci dal primo punto. Però sicuramente adesso Monta ci crede, perché sa di poterlo fare, questo è un bel vantaggio. Ma devo essere sincero, con le ragazze abbiamo parlato a lungo, noi ci crediamo tanto e abbiamo rispetto di Conegliano forse più degli altri anni e più di tante altre squadre. Sappiamo la forza di Conegliano e l'abitudine a queste gare. Però le ragazze sanno il proprio valore, sanno che devono giocare la partita perfetta e intensa, questa è la cosa importante. Noi sappiamo che può essere una serie da 3, 4 o 5 partite, però ci crediamo tanto perché abbiamo lavorato per arrivare in questo appuntamento con l'atteggiamento giusto. Conegliano è ancora la favorita? Per me sì, ma non lo dico per che me ne voglia qualcuno. Io penso che Conegliano, che ha perso, questa è la terza partita in una stagione e una l'ha persa senza Oke Plummer, non so quanti pensano che Conegliano possa perdere 3 partite consecutive. Ripeto, noi ci crediamo perché noi pensiamo a vincere noi, non a sperare che Conegliano sia falloso. La qualità di Conegliano la conosciamo e la rispettiamo, non dobbiamo essere presuntuosi oggi, non dovevamo essere depressi in gara 1. Il playoff è così, l'abbiamo dimostrato con Scandicci, l'abbiamo dimostrato con Casalmaggiore, siamo una squadra che lotta e questo si può dire a alta voce, e difficilmente molla, difficilmente lascia andare il corso di una gara. Dove l'avete vinto?